Andrea, partiamo dal risultato, vittoria 3-1 in rimonta, grande carattere della squadra, è venuto fuori dopo il primo set perso e meritatamente vinto dallo Zirat anche se in rimonta, e grande prova di una squadra che ha saputo soffrire. Sì, detto bene, è una partita complicatissima. Loro hanno giocato una partita molto consistente. Noi siamo stati pazienti, aspettare il nostro momento. Abbiamo faticato tantissimo a contenere Termart, ha fatto una partita meravigliosa. L'olandese, lo sapevamo, giocava una palla molto veloce. Però siamo stati pazienti, abbiamo gestito bene l'attacco. Alla fine le percentuali d'attacco sono molto, molto alte, molto migliori anche la squadra turca, e siamo riusciti a portare a casa 3 punti che sono fondamentali per la nostra classifica. Dobbiamo trovare una chiave tecnica nei fondamentali, siamo cresciuti molto in ricezione e siamo riusciti poi a prendere le misure con il loro muro che all'inizio ci conteneva parecchie offensive. Sì, come ti ho detto, siamo stati bravi in attacco a un certo punto, perché i numeri sono veramente importanti. Non abbiamo battuto come facciamo comunemente, sai, una nuova palestra, siamo arrivati dopo un viaggio lungo, faccio anche fatica sempre a pretendere che i ragazzi siano perfetti dopo questi viaggi. La cosa importante, credo, è la risposta del gruppo, la volontà di portare a casa la vittoria, di lottare, di saper soffrire, perché abbiamo sofferto, però ce ne torniamo in albergo con un'altra vittoria. E a proposito di viaggi, domani si torna a Perugia, si torna in Italia, poco tempo per preparare un altro big match di domenica. Eh sì, è così. È così, dobbiamo essere molto attenti nella programmazione dei riposi, degli allenamenti, della preparazione fisica, che abbiamo tante partite. La partita sarà centrale. Siamo allenati perché giochiamo sempre, ma come puoi immaginare, la partita di Trento sarà estremamente complicata. Grazie Andrea.